Amici di Chef in Camicia, bentornati in cucina. Oggi faremo una pasta piccante ma non troppo, pennetta al peperone arrabbiato. Cominciamo subito. Questa pasta si dividerà in tre preparazioni principali. La prima è la salsa, che la faremo appunto con il nostro peperone rosso e la andiamo a arricchire con cipolla, olio extravergine di oliva, un po' di zucchero, concentrato di pomodoro e un po' di vino bianco. La seconda preparazione sarà il pangrattato, che andrà a sostituire un po' il parmigiano, no? Sulla pasta andremo a fare questo pangrattato piccante con l'aiuto di un peperoncino panca, che è un peperoncino macinato in polvere. E infine l'ultima preparazione sarà quella di un olio aromatizzato ovviamente al peperoncino, arricchito con degli spicchi d'aglio e delle acciughine per dargli un po' quella nota un po' sapida, un po' più sprint. Per prima cosa andiamo a preparare la salsa, che è una preparazione comunque un po' più lunga, dovrà cuocere a fuoco lento per almeno 20 minuti. Quindi prendiamo una bella casseruola con il bordo alto e andiamo ad aggiungere abbondante olio extravergine di oliva. Facciamo quindi un soffritto con la nostra cipolla, che ho tagliato già precedentemente a brunoise, sale, zucchero. Andiamo ad aggiungere concentrato di pomodoro, che oltre a dare maggiore dolcezza alla nostra base, aiuterà un po' il colore a renderlo ancora più rosso, ancora più vivace. A questo punto, ragazzi, sfumiamo con il vino bianco, che darà un po' la parte un po' acidula alla nostra salsa. Così, voilà. E una volta che l'alcol sarà evaporato, andiamo ad aggiungere all'interno il peperoncino, che darà la parte piccante. Io ho scelto peperoncino Pekin intero di Ubena, che sulla scala Scoville, ragazzi, è in una posizione più o meno medio-alta. Non entro troppo nei dettagli perché non so fin quanto posso essere preciso, però questo è un peperoncino che è piccante, ma non troppo, quindi è perfetto per essere utilizzato all'interno della nostra salsa. A questo punto il peperoncino sta facendo il suo lavoro, sta lasciando tutti i suoi aromi all'interno del nostro fondo. Andiamo ad aggiungere il peperone. Questa, ragazzi, quella del peperone, è una mossa secondo me audace, perché il peperone di base è molto dolce, quindi aiuta a contrastare tutta questa piccantezza che abbiamo scelto per questa ricetta. Andiamo a aggiungere un pochino di brodo vegetale, così, e facciamo cuocere delicatamente a fuoco medio per almeno 20 minuti con coperchio, possibilmente, che non ho. La prossima volta te lo lancio. A questo punto andiamo a fare il pangrattato piccante, come vi dicevo prima, quindi inseriamo il pangrattato all'interno di una padella, così a secco, ragazzi, senza olio, senza grassi, senza burro, senza niente, e ovviamente il peperoncino. Peperoncino panca, questo è un peperoncino, ragazzi, che viene dal Perù e ha una piccantezza molto molto delicata, quindi è l'ingrediente perfetto per andare a fare questo nostro pangrattato, che andrà poi messo sopra un po' come una sorta di parmigiano. Non vi spaventate, tutti questi gradi, queste gradazioni di piccantezza sulla confezione voi trovate, praticamente vedete il disegnino che vi indica il grado di piccantezza che voi volete scegliere, quindi no problem. Mentre il nostro pangrattato va, procediamo con l'ultima preparazione, ovvero un olio aromatizzato, ovviamente sempre al peperoncino. Quindi abbondante olio extravergine di oliva, aglio, io qui ho 4 spicchi, quindi belli abbondanti, li andiamo a tagliare per metà. Spicchio d'aglio all'interno dell'olio e mi raccomando, ragazzi, questo è un olio che deve andare lentamente, fuoco veramente veramente lento, non deve mai friggere il tutto. Andiamo ad aggiungere l'acciughina e la lasciamo sciogliere delicatamente. All'interno dell'olio andiamo ad aggiungere il peperoncino jalapeño verde in fiocchi e il peperoncino scotch bonnet macinato. Questo, ragazzi, su tutti i peperoncini della linea Ubena è il più piccante, quindi mi raccomando, va utilizzato ma con parsimonia, perché è veramente molto molto piccante. Ragazzi, so che questa ricetta vista così vi può un po' spaventare, perché direte wow, troppo piccante. Invece no, ragazzi, perché a parte che abbiamo scelto i peperoncini che vanno dal meno piccante al più piccante, e poi sono stati scelti ognuno per una loro funzione. Ad esempio lo scotch bonnet ha questi sapori un po' più fruttati, il peperoncino panca è un peperoncino lievemente piccante, che quindi lo andiamo a incorporare con questo pangrattato tostato e croccante. Il peperone comunque, che è molto dolce, aiuterà poi a bilanciare tutta questa piccantezza. Il peperone a questo punto sarà cotto, lo andiamo a versare all'interno di un frullatore a collo alto
e lo andiamo a frullare alla massima potenza. Vado. Ah, non c'ho la spina. A questo punto l'acqua bolle, caliamo la pasta, ovviamente caliamo l'acqua. Pasta dentro per 3/4 del suo tempo di cottura, perché gli ultimi minuti li andiamo ovviamente a finire in padella. Andiamo a filtrare l'olio dai residui dell'aglio, dell'acciuga e del peperoncino in fiocchi. Padella, la nostra bella salsa di peperone. E una volta, ragazzi, che la pasta sarà cotta, andiamo ad aggiungere in padella. Mantechiamo con una noce di burro ghiacciata e impiattiamo. Ragazzi, credo di essere stato bravo. Secondo me ho bilanciato bene questi 4 peperoncini di vari gradi di piccantezza diversi. Io già ve lo dico, per me spacca, ma non sarò io a giudicare. Toccherà ai miei amici qui di Chef in Camicia, quindi li chiamo e vediamo cosa ne pensano loro. Oh, non vi vedo carichi. Uno e due. A te l'onore. Allora, ragazzi, abbiamo una pennetta al peperone arrabbiato. Qui abbiamo 4 tipi di peperoncini differenti, utilizzati in 3 preparazioni diverse: nella salsa al peperone, nell'olio aromatizzato con aglio e acciughe e il pangrattato tostato sopra. Quindi 4 peperoncini differenti in un'unica preparazione, in un unico piatto. Spero di aver bilanciato bene il tutto. Ho già paura, Sembra incandescente. No, dai, non è fortissima, ci sta. Sì. Buon appetito. Maleducatissima tu oggi comunque. Ma c'è la cremina qui, ho detto. Allora, a me il piccante piace tanto. Dai, pensavo molto peggio. È interessante perché ci deve, immagino ci sia una salsa di peperone come base, quindi ti arriva prima la parte dolce, dolciastra del peperone e poi inizi a sentire i vari livelli di piccante. Poi c'è questo pangrattatino che dà la parte croccante, un po' sapida. Vabbè, ma quindi spacca o non spacca? Spacca, raga. Bravo Anto. Ci possiamo mangiare davvero? Sì. Grazie. Grazie a voi. A voi, raga. Scusate. Bella storia, bravo Anto, grazie. Questo me lo finisco in separata storia. Ragazzi, se non ho capito male, 5 su 5. Quindi sono soddisfatto e ringrazio i ragazzi che hanno apprezzato il mio piatto. Niente, ragazzi, spacca. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!